Lascio la parola a Luigi Abate, Presidente del Consiglio Comunale, anche per lei un saluto istituzionale, grazie. Certo, buongiorno a tutti, oggi è il mio battesimo, diciamo così, in questa veste istituzionale, essendo stato ieri, proprio ieri, eletto Presidente del Consiglio Comunale. Certamente un ruolo di responsabilità nel portare avanti l'impegno, il compito dei consiglieri comunali, essendo appunto il mio ruolo bipartisan, essendo un ruolo super partes. Beh, intanto ringrazio davvero l'avvocato Ezio Bonanni per aver tra i suoi tanti impegni reso Taranto protagonista di questa battaglia. E in me certamente c'è il mio ruolo istituzionale, ma c'è anche la mia battaglia personale di figlio di sottufficiale di Marina, per il quale già a fine mese si pronuncerà il Tribunale del Lavoro di Taranto ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere. Mio padre era motorista navale, con 17 anni e 7 mesi di imbarco, quando l'amianto era, purtroppo era così, qualcosa di quasi normale, paradossalmente normale. E la Marina ha riconosciuto ovviamente la presenza dell'amianto in quelle navi. Quindi c'è in me ovviamente una componente anche personale. Mio padre è morto tra le mie braccia, capiamoci. L'impegno, ma devo ovviamente spogliarmi, tra virgolette, di questo stato personale, di questa sofferenza personale, ma certamente questa sofferenza mi motiva, mi rende ancora più determinato nel far sì che la sede istituzionale del Consiglio Comunale, che è la massima assise cittadina rappresentativa della città, della cittadinanza, di quasi 180.000 abitanti, in questa sede istituzionale bisogna far sì che ovviamente vi sia innanzitutto una sensibilizzazione alle problematiche dell'amianto e vengano quindi il Consiglio Comunale, per quelle che sono ovviamente le sue competenze, limitatamente alle sue competenze, possa porre in atto tutti quegli atti amministrativi tesi a far sì che non si celebrino i processi, nel senso la cultura della prevenzione, per far sì che, come dire, non si debba poi intervenire in sede giudiziaria, per così dire, a babbo morto. E quindi una sensibilizzazione, un impegno da parte dei consiglieri tutti. È una problematica molto, ma molto seria, perché vedete, io ho fatto del mio impegno politico, ho avuto nel mio impegno politico e ho nel mio impegno politico una stella polare, quella che è il perseguimento della difesa dell'ambiente. È inutile nasconderlo, lo sappiamo tutti, lo sa anche un bambino. Beh, il male dei mali di Taranto è ovviamente la questione, sono le problematiche legate all'ex Ilva. È inutile negare, ci sono delle sentenze. È uno dei mali principali, è stato uno dei mali principali, e d'altronde anche gli ultimi dati, con una produzione ridotta ai minimi termini, purtroppo, paradossalmente, ci narrano uno scenario tutt'altro che in via di risoluzione, parlando di una
produzione al minimo. Immaginate un po' cosa potrebbe accadere rebus sic stantibus con una produzione media, con una produzione in crescita fino alle auspicate da loro 8 tonnellate. Ma dicevo, dietro e sotto questa grande quercia, passatemi questo paragone, di questo bubone chiamato Ex Ilva, beh, ci sono tante altre realtà che sembrano, come dire, dei cespugli, e invece non è così, perché sono proprio questi apparenti cespugli che vanno individuati, vanno stanati e vanno ricondotti alla loro, nel loro naturale alveo della sicurezza ambientale. Ci sono, ovviamente, ci sono state delle responsabilità enormi da parte della Marina Militare, e queste sentenze, le tantissime sentenze, le battaglie che l'avvocato Bonanni e l'ONA tutta stanno portando avanti con grande professionalità, ma oltre alla arcinota professionalità c'è ovviamente un impegno sociale, un impegno umano, un impegno di a far sì che certe morti che gridano vendetta non cadano nel dimenticatoio. Molte volte ho anche l'idea, l'immagine di uno Stato, una Marina Militare che ha dimenticato i suoi figli, i suoi servitori, zittiti quasi fossero, uso una terminologia, un'espressione manzoniana, quasi fossero quel volgo disperso che nome non ha. Ecco, dobbiamo far sì che questi nomi, che ora purtroppo giacciono su una lapide, trovino una giustizia, ma non una giustizia che sia figlia della vendetta, perché la giustizia non deve essere vendetta. La giustizia, come lo dice la parola, deve essere un qualcosa di giusto, di un qualcosa di equo, ma soprattutto far sì che certi episodi tragici, letali, non abbiano più a ripetersi, far sì che certe esperienze davvero drammatiche possano essere quel, a me piace molto spesso usare le metafore, quel seme che marcisce e dal quale germoglia una difesa della vita, la vita prima di tutto. Ecco, tornando al ruolo del Consiglio Comunale, come Presidente, l'impegno massimo affinché il Consiglio Comunale, ripeto, per quelle che sono le sue competenze, ponga senza se e senza ma tutti gli atti idonei a prevenire quelle situazioni correlate all'amianto. L'azione del Consiglio Comunale, dei consiglieri attraverso gli organi preposti, e quindi il ruolo importante delle commissioni, in particolar modo della Commissione Ecologia e Ambiente, che è propedeutica poi ai lavori del Consiglio. E il Consiglio, per quelle che sono le sue competenze, ripeto, porre atti e preventivi e di ristoro, nei limiti delle possibilità finanziarie, di ristoro per ripristino, di sanare quelle situazioni che sono state, passatemi l'espressione, ammorbate. Ecco, questo è l'impegno. Questa amministrazione ha una sua caratterizzazione come ecosistema Taranto, e quindi ovviamente parlando di ecosistema Taranto, considerando il connubio fortissimo tra Taranto e la Marina Militare, l'ecosistema Taranto non può non affrontare e affronterà ovviamente, come già fatto in tantissime altre occasioni, questa grande problematica appunto relativa all'amianto. Ho concluso il mio intervento e quindi... Grazie mille.